Anticipazioni Endless Love, puntate turche. Emir rapisce la piccola Denise. Nel corso delle puntate turche di Endless Love, il perfido carattere di Emir è destinato a peggiorare sempre di più. Con l'avanzare della soap opera, Nihan confessa a Kemal che Denise, la figlia che ha avuto da Emir, in realtà non è di Emir ma è proprio sua. Questo naturalmente porta ad una svolta nella trama, dato che Kemal era rimasto profondamente deluso all'idea che Nihan avesse avuto una figlia dal marito che diceva di non amare. Nihan e Kemal riescono a stare insieme con la loro bambina, ma la felicità dura poco. Infatti, Emir riesce a sequestrare la bimba, portandola in un luogo sconosciuto. L'uomo manda un video inquietante a Kemal, in cui si vede Denise su un letto ed un fuoco che inizia ad espandersi. Emir comunica a Kemal, con il video, che quando la fiamma avrà toccato terra non ci sarà più nulla da fare per Denise. Kemal e Nihan non si danno per vinti e vogliono a tutti i costi ritrovare la bambina, aiutati da Zeir che però invita Kemal alla prudenza, perché tutto questo potrebbe fare parte di un unico terribile piano da parte di Emir. In realtà, l'uomo ha proprio in mente di far finire Kemal e Nihan nello stesso posto, di fronte alla loro bambina. Anticipazioni Endless Love, puntate turche. Emir costringe Nihan a sparare a Kemal. Endless Love prosegue e, nel corso delle puntate turche della soap opera, al centro dell'attenzione ci sarà ancora una volta la crudeltà di Emir. Quest'ultimo metterà a punto un perfido piano per fare in modo che Nihan sia costretta a sparare al suo amato Kemal. Ma ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Endless Love, puntate turche. Nihan costretta a sparare contro Kemal. Nelle puntate turche di Endless Love, anche Hakan cerca di scoprire dove si trovi Denise e per farlo prova a chiedere qualcosa ad Asu, ma non ottiene nessun indizio da parte sua. Alla fine, Nihan e Kemal riescono a rintracciare la bambina, finendo entrambi nella stessa casa abbandonata come previsto dal piano di Emir. Emir, armato, fa inginocchiare Kemal e sottolinea davanti a Nihan che non tutti potranno uscire vivi di lì. Quindi il perfido uomo mette una pistola proprio nelle mani della donna e le dice che se vuole uscire viva da quel posto e allo stesso tempo salvare la sua bambina, dovrà sparare contro Kemal. Altrimenti Denise e lei perderanno la vita. Kemal accetta il sacrificio e rassicura Nihan, invitandola a lottare per il loro amore e per la loro figlia anche quando lui non ci sarà più. In lacrime, disperata e costretta da Emir, Nihan spara contro il suo amato Kemal. Come svelano le anticipazioni, però, Kemal rimane solo ferito e riesce a sopravvivere, e i due possono continuare a stare insieme e a lottare contro Emir. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi Emir pagherà per quello che ha fatto e cosa succederà ora? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.